Da lunedì le farmacie sono pronte a vaccinare. Oggi è stata più che altro una benedizione. Il sacerdote qui delle scuole pie ha voluto benedire tutto lo staff che opererà qui nel centro vaccinale. E per noi è un bel viatico, una bella benedizione per farci stare ancora più sereni nel progetto che stiamo mettendo in campo. Sì, lunedì è il giorno di start, di partenza per tutte le farmacie napoletane, quindi sono tutte le farmacie che partiranno nello stesso giorno per questa pagina storica, per scrivere questa pagina storica e per dare un aiuto anche al Servizio Sanitario Nazionale. Noi siamo pronti da un sacco di tempo, non vediamo l'ora di iniziare questa campagna vaccinale in modo tale da partecipare, contribuire a raggiungere il risultato e l'obiettivo di vaccinare quante più persone possibile entro agosto. Quindi questo è un riconoscimento che il Ministero della Salute insieme agli altri enti governativi ha voluto dare alla nostra categoria per la responsabilità, per la competenza, per l'affidabilità e quindi diciamo, ci ha riconosciuto come tale, come tra le arti sanitarie più nobili e benemerite del nostro Paese. E io spero che serva ad accelerare la campagna vaccinale perché ci siamo impegnati tanto, soprattutto mio padre, in questa nuova sfida diciamo per noi farmacisti, mettendoci in campo in prima persona, abbiamo seguito il corso per vaccinatori dell'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo formato tutto il personale e crediamo molto in questa nuova sfida, in questa nuova avventura per noi farmacisti, per essere sempre presenti comunque sul territorio ed essere presenti per contribuire diciamo alla ripresa di una nuova vita per tutta la società. Assolutamente, oggi è una giornata importante proprio perché noi dobbiamo fare di tutto di più per favorire quella che è la rete vaccinale sul territorio, quindi che si aprano nuovi centri, soprattutto poi gestiti dalle farmacie che hanno già di per sé una rete molto importante di assistiti, è fondamentale. Questo ci consentirà da un lato di andare molto più velocemente su quella che è la rete di vaccinazione del territorio, ma dall'altro ci aiuterà anche a decongestionare i poli che sono attualmente esistenti. Abbiamo fatto una vera rete per poter anche sostenere quella che è la vaccinazione dei senza fissa dimora. Abbiamo avuto anche un grande sostegno per i vaccini e per superare anche la burocrazia di coloro che non avevano identità, quindi documento, e che avevano una grande difficoltà ad essere vaccinati.